Mamma mia, che ci hai voluto fare convincere? Dai, faccio chiù. Di chiù un capo mi sono venuto. Vago, io l'ho scelta apposta sposata per non avere problemi sentimentali e che le peggio una creatura. Ma speriamo non si vi presenti un'altra volta qua, non sia mai! Eh sì, altrimenti sono qua seri! Oh, grazie, Nacir! Che hai detto? Hai capito benissimo! Si torna Nadia, sono qua seri? Nicolino, non capisco di cosa stai parlando! Ah, non capisci? No. Aspetta, mo vediamo se capisce zia Assunta! Aspetta, nonna Luca, vieni a casa! Quanto vuoi? Ah, oi! Mo cominciamo a ragionare! Ti devo sedere. Uzi, stacca. Io mi sono scocciato di lavorare in cornetteria. Lo sai, il mio vero mestiere. E fare il DJ. E questo che c'entra? Con me. C'entra. Uzi, io in cornetteria guadagno 20 euro a sera. Fanno 100 euro a settimana e più di 400 euro al mese. E allora? Certo che per 20 euro devo lavorare fino a tardi la notte. Se invece potessi stare a casa, potrei accontentarmi, che so, di 300 euro al mese. Tu sei pazzo! Hai ragione, è meglio che ne parli con zia Assunta. Aspetta un momento, mannaggia amore. E per quanti mesi dovrei darti i 300 euro? Ma zia Frida, tu lo sai, io lavoro in cornetteria solo per i mesi estivi. Si tratta solo di quei 2-3 mesi, poi comincia la scuola. Ma se la cosa non interessa... Facciamo così, 500 euro una tantum e chiudiamola qua. Facciamo 700 ed io mi scordo di Nadia. 600 e finiamola. E va bene, Albi, ma solo perché sei tu, Lo dà a fuoco. Ecco qua, se ne sono zumbato pure i 600 euro e ci c'è la cavallo. Conta bene? Sta contando. Sì. Ciao. Vieni, sporco ricattatore. Ma Gianfredo, non dire così. Lo sai che ti voglio un sacco di bene. Io no. Anzi, vuoi sapere quanto bene ti voglio? Non lo voglio sapere. E io te lo dico lo stesso. Uzi, io ti voglio bene. Tanto. No. Il la Cina. A chi uccidi? A chi? La zanzara. C'è una zanzara che ti sta mangiando tutto quanto, eccolo. Ah, si vede che il sangue è dolce. In questo momento è dolcissimo. Adesso aspetta un momento, devo ricercare una cosa. Finalmente. È stato bellissimo. Anche per me, andiamo. Ciao, Serenina. Non mi presenti il tuo amico? Certo che te lo presento. Renato, questo è mio fratello Nicolino. Nicolino, questo è Renato Fiorillo, è un mio collega di lavoro. Piacere. Piacere mio. Serenina, che ci faceva il tuo collega in camera tua? Ma niente, sai, gli aggiornamenti sull'enciclopedia, quelle cose di lavoro, dai. Ah, in camera. Aspetta, vogliamo pagare ne pezzi. Aspetta. Quanto vuoi? E quanto posso volere la casaretta? Grazie. Sono due mesi che tenti di vendere un'enciclopedia e non ci riesce. Quanto mi puoi dare? Nicolini, che ti devo dare? I 50 euro che mi servono per le spese quotidiane. E vabbè, facciamo 20 euro e non ne parliamo più. Fuori in camera. Io l'ho detto, non ci dormi qua. Non ho potuto vedere. Lo mettiamo via. Maria, guarda chi c'è venuto a trovare, il nostro carissimo Isidoro. Ciao Mariuccia, che piacere trovarti! Il piacere è tutto tuo! Piccioncini, io vi lascio soli a tubare. Lo so, Maria, che a te Isidoro piace tanto. Mariuccia, come sei bella oggi! È perché io ero brutta! Ma no, che dici? Tu sei sempre bellissima! E tu sei sempre... Lasciamo perdere, va! Guarda i fiori che ti ho portato! Quell'erba puzzolente me l'hai portata tu! Scherzi sempre tu! La signora Assunta ti ha dato i cioccolatini al liquore che ti ho portato! Senti, Isidoro, per favore, te lo chiedo, non portarmi più niente! Io non voglio niente, soprattutto non voglio le cose che mi fanno schifo! Ma io credevo che ti piacesse! No, invece non mi piacciono né i fiori, né i cioccolatini al liquore, né tu! Io lo so che tu scherzi!
Tu fai così per vedere quanto ti voglio bene. E più per dimostrartelo non ti lascerò mai. Lasciare? Nesido, ma tu sei pazzo. Ma chi mai è stato insieme a te? Ma la vuoi smettere di tormentarmi? Io non ti voglio. Ah, rassegnati, non sei il mio tipo. E poi ci do, io ho un altro. Sì, sì, io ci credo. Mariuccia, tu non lo sai ancora, ma io lo so che ti stai innamorando di me. Che ti credi che non mi sono accorto di come mi guardi? Ma chi ti guarda? Chi ti ha mai guardato? E poi finisce di chiamarmi Mariuccia che mi dà fastidio. Va bene. Grazie. Per ora ti chiamerò Maria, ma quando ci sposeremo per me sarai sempre Mariuccia. No, questo è un incubo. Non può esistere, non mi chiamo più. Bella, via, 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 via. Mannaggia, quello è lo stress per il troppo lavoro. No, io glielo devo dire a Don Salvatore che non la deve far andare più a lavorare. Tanto a me dei soldi non mi interessa niente, io me la sposo così com'è. Ehi, Sito, ma tu sei un'altra volta qua. Signora Assunta, Mariuccia è tornata e sta in camera sua. E tu perché stai qua? Che vi devo dire? Quella la ragazza sta un poco stressata e si è andata a riposare, però dopo esce e sta insieme a me. Ehi, Sito, senti. È bene che te ci facciamo un bel discorsetto, siediti qua, forza. Io e voi, signora Assunta? Sì. Ti devo sedere. Sì, siediti. Senti, Isidoro, tu sei un bravo ragazzo e a me dispiace doverti trattare male, però devi capire una volta e per tutte che a Maria di te non gliene frega niente. Tu per lei sei soltanto un essere fastidioso, che meno ti vede meglio sta. Io e mio marito abbiamo cercato di fartelo capire in mille modi, ma tu pare che sia ottuso, non può star sentendo nessuno. Te ne prego, lascia stare in pace Maria e la sua famiglia. Aspetta e vedrai che prima o poi troverai una brava ragazza adatta a te. Ma signora Assunta, io già l'ho trovata la ragazza adatta a me. È solo una questione di tempo e me la sposo. Bene, chi è? Le Mariuccia, no? Mamma mia, no, marandami chi sei proprio scema. Questo è un caso ottuso, non c'è niente da fare. Senti, Sito, mo te ne devi andare perché è ora di pranzo. Su, forza. Signora Assunta, per favore, non fate così. Quella Mariuccia non esce, dobbiamo parlare. No, Isidoro, senti, sono quasi le due. Vengono i nostri ospiti e tu ora te ne devi andare. Va bene, me ne vado. Però dopo ritorno e vedrete che Mariuccia sarà contenta di rivedermi. E non vi scordate che vi voglio tanto bene. No, non me lo scordo, ma no, vattene. E mi telefonate quando si calma. E non vi dimenticate, però, signora. No, mamma mia, chi sei proprio scemo? Questo è un caso patologico, non c'è niente da fare. No, non c'è niente Assunta, da fare. Assù, puoi venire un po' a vedere la cosa in cucina. Io ho pelato 35 patate. E non lo so se bastano per farle fritte. Ma le hai fatte pure a fette? A fette lunghe lunghe come hai detto tu. Ma vieni a darmi la mano, mi capisci, non sono pratico. Fammi dare sti 20 euro a quel fedente di mio fratello e facciamo andare via Renato. Mamma mia, chi ci teneva di rufo? Ma ci vuole essere anche i sanghi cavallo. Quello letto in affronto a quello è una fumacella sputò. Mamma mia, qua ci sono un bello pranzetto. Uè, il nostro caro Don Riccardo! No. Ah, che? L'hai fatto mettere qua? No. Ah, e Don Riccardo, com'è che tu che la fumacella esiste andata? Non ne parliamo, Salvatore. Raggiti pure a Don Salvatore, non ha fatto. Per la disgraziata non tenevo manco 50 anni, ero pure sposato. Allora siete andati in bianco? Dunque, spaghetti al sugo di pomodoro, scaloppine al vino bianco con contorno di patate fritte e insalata verde. Decido a Don Assunto che mi facesse porzione abbondante perché proprio non mangio mettere proprio in forza. Non ci stanno proprio. E decido una cosa, è pronto o no? Si mangia alle due, lo sapete? Manca poco. No, allora vuol dire che come vado a fare un po' che gino. Ricca, ma chi ve la dà tanta energia? È questione di allenamento, sapete, perché la funzione sviluppa l'ordine. E allora io sono allenato, sono abituato. Ci ho capito, Ricca, ma da credere. Dice, ma te sa firma per essere con me qui fra 20 anni. Perché non si discusate, mi sono spiegato. E quando uno si sposa, invecchia per le cosce, non per cosce...
Primrodin. Prego, se sì, no? Sì. E invece per se cagni e là, no? Uno se manda i giovani, frisci. Scusate, ma che consiglio mi ha dato a questo proposito? Ah, io consiglierei che i divorziati e mi mettessero